Ecco, in diretta, mentre mi riprendo per il canale di YouTube e per evitare che la connessione di Facebook mi faccia degli scherzi. Il live si intitola Il piatto piange e mi sono ispirato a un tema che adesso poi racconterò, che ho deciso di, come dire, accompagnare come arredo di scultura questo piatto che si chiama Piattong. C'è scritto sotto, vediamo se si vede bene. Ha fatto un bel casino. Piattong, comunque, ma è meglio perché volevo che si vedesse senza la cera. Questo è il Piattong, una specie di spirale che ti attira all'interno, dove c'è un puntino di colore fatto in fosforescente. Non so se si vede, fatto in fosforescente, come tutte quante le palline. Questo è il Piattong. Adesso gli rimetto sopra la sua candelina, gli aggiungo anche il suo cipollino, l'accendo così, giusto per accompagnare la Ok, intanto sta registrando anche l'altra cosa, sistemo questa qui nella sua apposita custodia e vediamo di combinare qualcosa. Allora, vediamo più o meno se ho messi così. Si è inquadrato. Ok, allora, il piatto piange. Come mai mi è venuta fuori questa cosa del piatto piange? Perché è il titolo di un video che io ho fatto nel 1986. Mi è venuto su oggi mentre meditavo, no? Perché stamattina, parlando con Maria Giulia che è venuta a trovarmi, le dicevo: Carmelo Bene disse che il cinema è un'arte del cazzo. E dice perché? Perché lui dice che nel cinema non ci può essere la spontaneità. Dice non c'è neanche nel teatro tradizionale, perché gli attori recitano parti scritte da altre persone, cioè non riescono a lasciarsi andare, ad agire senza essere loro a deciderlo, diciamo, coscientemente, ma lasciandosi andare a quella magia fondamentalmente che è dentro di noi, che non solo governa l'universo, ma governa benissimo anche a parte il nostro organismo, anche le nostre emozioni, no? E lui diceva che appunto, siccome anche in teatro è già difficile, diceva nel cinema è impossibile, non puoi cogliere la spontaneità di quella cosa che non sai neanche che cosa deve accadere e per cui è impossibile che tu la possa aver scritta, eccetera, no? E lui stesso diceva: io ho fatto cinque film che sono un po' la base di un suo discorso che dice che gli è costato molto, come fatica, come sacrificio, diciamo, no? E allora, parlando con Maria Giulia, mentre lo dicevo, lei lo diceva anche a me stesso, no? Mi dicevo: è una sfida, perché lo dice Carmelo Bene, che è una persona che io stimo, e non dice delle cose a casaccio, a vanvera, le dice perché le ha vissute sulla sua pelle, sulla sua esperienza fondamentalmente. E allora, si è spento? Se si è spento, gli diamo un'altra gasatina. Non mi fare la figura di quello che non sa accendere la candela. Forse non ce la fai. Forse la cera è troppo dura, scusate la parola. Comunque, aspettando che si accendi qui la bambolina, che non ne ha voglia, ma io insisto, finché c'è gas c'è speranza, chissà se ha voglia di mollare un po'. Chissà, sembra di sì, sembra che abbia preso. Così mi piace che si veda la candela che. Ok,
Allora, tornando al discorso di Carmelo Bene al live del Pietro Piange, no? Tra me e me, mentre lo dicevo con Maria Giulia, lo dicevo anche tra me e me, no? Dicevo, beh, Carmelo Bene dice che non si può fare arte come la si intende, vera, facendo cinema, perché è tutto artificiale, no? A parte la scrittura, pur quando la reciti dice no, è venuta male da rifare, per cui figurati, diceva, la spontaneità la farsi friggere, no? Eppure essendo d'accordo, dentro di me dicevo sì, però io sento che il film che devo fare, il film che sto facendo, no? Perché non è che si sta facendo da tanto tempo e nella sua evoluzione adesso è arrivato in un punto, in un momento molto importante. E dentro di me sapevo, sentivo che la sensazione di fare un qualcosa di vero, no? Di vero, che veramente segnerà una tacca nella storia del cinema. E credo adesso che questa tacca dipenderà dal fatto che attraverso il cinema, che verrà fatto attraverso il monumento dedicato alla pace, si potrà filmare un'esperienza che è vera, che è spontanea, che viene a dire la verità. La verità che è in grado di nutrirti, di farti stare bene, non solo di farti passare, che ne so, due ore, il tempo di un film, un'ora e mezza, due ore, in maniera buona, dove ti sei commosso, hai riflettuto, eccetera, ma quando finisci, no, di vedere quel film, quel racconto, tu non sei più la stessa persona di prima, perché da quel momento in poi avrai sentito una tale vicinanza con il tuo Dio personale, dentro, interno, che da quel momento in poi non ne farai più a meno e comincerai, se già non ne hai avuto esperienza, e se già ne hai avuto esperienza si rinfrescherà di nuovo, no? Perché questo film verrà fatto da solo. E pensavo, no? Perché uno dice, ok, allora che cosa vuoi dire? Voglio dire questo, che oggi mentre meditavo mi è venuto in mente il primo video, diciamo, serio che io mi sono trovato a fare, e l'ho fatto nel 1986 e si intitola Il Pietro Piange. Lo volevo postare da YouTube prima del live, no? Ma lo farò dopo. Quando ho finito di fare questo live posterò il video Il Pietro Piange che è su YouTube, perché quel video lì ha una storia molto importante, no, da raccontarmi a me, e oggi con la meditazione mi è venuto a raccontare, a farmi ricordare, è venuto a rimettersi nel centro del mio cuore per farsi vedere. E a differenza di tutte le volte precedenti in cui l'ho guardata e ho potuto leggere quello che sapevo, oggi, Rob, notizia fresca di giornata, esperienza freschissima di giornata, mi è venuta su questa cosa che facendomi ricordare come è successo quel video lì, mi sono accorto che quella è una testimonianza di cinema verità, nel senso che l'attore che sono io in quel caso, perché è un piano sequenza di 3 minuti, dove io recito la parte di un bullo, no, di un bullo, che essendo da solo in una stanza ipotizza un dialogo con qualcuno che non c'è, no? Come avversario, come amata mancata, queste cose qui, no? E il punto è, questo video che è stato fatto, no, questo Il Pietro Piange, quella ripresa che c'è è l'unica che è stata fatta. È stata fatta e poi dopo è stata spedita per il concorso. E a questo punto devo spiegare l'antefatto che c'è stato per arrivare a quel video lì, perché quello che si doveva girare non era assolutamente quello che è venuto fuori. Perché quello che avevo pianificato in base al concorso che Bellaria quell'anno faceva, dando il tema che era il cibo e un tempo massimo di 3 minuti, dove ognuno poteva esprimere la sua visione, il suo racconto col cinema di che cos'è il cibo, no? Sul tema del cibo, ognuno che cosa, come lo vede, eccetera, così, no? E allora io mi misi
a parlare con un mio amico che faceva paracadutismo e mi diceva che lui prima di lanciarsi con il paracadute mangiava sempre delle sardine con delle acciughe, delle sardine e del miele e poi si gettava. E allora io a questa cosa qui dico, è talmente assurda, no? Questa roba del cibo, che mangi le sardine e il miele, che sono due robe che proprio non c'entrano niente, e lo fai prima di lanciarti con un paracadute che non è sicurissimo che tu atterri sano e salvo, no? Puoi atterrare morto, no? Allora disse con questo mio amico, dai, facciamo questa cosa. Vengo ci troviamo, perché hai sempre i tempi corti per la consegna, perché chiudeva il tempo di iscrizione. Ci siamo messi d'accordo che un giorno io e lui dovevamo andare su un aereo leggero e filmarlo che lui si lanciava con il paracadute dall'aereo, e poi dopo avremmo girato la scena in una stanza che era una stanza della casa che io stavo mettendo a posto per andarsene ad abitare con la mia famiglia, che usavo come set in quel caso lì, no? Era magnifica, era perfetta, era vuota. E lì avremmo dovuto girare le scene. Morale, lui mi ha dato buca, mi ha fatto il bidone, non è venuto il giorno del lancio del paracadute, non si è fatto neanche trovare. Per cui, avendo io i tempi serrati, l'avrei comunque preso per stare lì a fare la scena di mangiare le sardine col miele, poi non so che cosa gli avremmo messo come dialogo, però il punto era il cibo, perché facevo le cose senza rendermi conto, erano i primi movimenti che facevo, no? Nel capire com'è il giocattolo del cinema, no? E mi sono reso conto che a un certo punto tutti i miei piani, tutte le mie cose pensate sono sparite fondamentalmente. E siccome avevo rimasto poco tempo e avevo il set preparato, ho detto vabbè, raffaziono la cosa, quello che volevo far fare a lui lo faccio io, mi metto d'accordo con Danilo Conti che collaborava con me in quel periodo, lavoravamo insieme nella mia bottega e nello stacco dalla mattina al pomeriggio, quando abbiamo staccato la mezza, avevamo già preparato il set, il tavolo, sì, avevamo preparato il tavolo che era vuoto, la sedia dove io mi sarei seduto. Su un sito c'era un genere alimentare aperto, ho comprato quattro cipolle, sono andato dentro, le ho messe sul tavolo e mi ero prefisso di fare determinate cose, no? Mi sono d'accordo con Danilo, ora faccio questo, quest'altro, perché abbiamo il tempo, i 3 minuti da cosare. Ok, partiamo, eccetera, via, ok, parti, decidiamo l'inquadratura, parti in piano stretto sui piedi, piano piano vieni su, quando arrivi che mi hai inquadrato tutto, allarghi un po' l'immagine e poi stai fermo lì, fino alla fine, no? Tu mi controlli il tempo, mi fai segno quando siamo verso la fine, eccetera. Ok, partiamo, partiamo, e quando io comincio a canticchiare questa canzone, eccetera, e arriva il momento dove mi si vede in piano aperto che c'è il tavolo con le cipolle, eccetera, così io entro nel buio, non mi ricordo più assolutamente niente e mi ricordo che sto per dire stop, no? Stop, fermiamo perché non mi ricordo un cazzo, ho qualcosa detto, vai, vai, tira dritto, lasciati andare, butta fuori quello che hai buttato dentro senza preoccuparti di chi deve uscire prima. E così ho fatto, mi sono lasciato andare, ho espresso l'emozione che volevo che raccontasse Filippo, il nome di questo mio amico. Sono riuscito ad esprimerla mettendoci la mia di esperienza, cioè capendo che quel bullo lì ero io, in realtà, no? Non era un campione generale, ero io fondamentalmente. E quella mancanza d'amore, quella pena nel cuore che cercavo di mitigare con una falsa arroganza, eccetera, era come dire, non mi ricordo più cosa volevo dire, comunque era un'emozione vera. Cioè, e cosa succede? Succede che in quel video alla fine tu vieni toccato da un'emozione senza renderti conto. A un certo punto il video ti fa venire il groppo alla gola.
No? E questa è la cosa che diceva Carmelo Bene, usando la sua Fonè, tutti i suoi marchingegni, solo se sapesse andare, cosa voleva fare? Voleva darti l'emozione, il groppo alla gola, che non si giustifica, non capisci bene perché, però ti emoziona, riesci a toccarti, no? Questo video è riuscito a farlo. Mandato a Bellaria, non sono solo cagato pari, proprio l'hanno schifato. Ho mandato quel video e un altro video che si intitola Desideri o Desideri, a secondo di come lo leggi. Tutti e due belli, applauditi da una platea fatta solo da filmmaker, per cui molto selettiva, se le cose non sono belle, col cazzo che ti applaudono, applauditi da tutti quanti, non selezionato da Bellaria. E io dico, vabbè, tira il culo, tutto quanto, però dico, vabbè, era il secondo anno che partecipavo, no? Poi succede che da lì a qualche mese la Scotch, la casa che produceva le videocassette, organizza un premio nazionale per i video amatori e istituisce questo premio, lo Scotch Video Trophy, no? Aperto a tutta Italia, un concorso importante, non come quello di Bellaria, no? E lì davano, c'erano le varie categorie, sperimentale, documentario, fiction, soggetto, musical, e potevi scegliere la categoria che volevi. Io ho scelto la categoria a soggetto, dove ti davano il tempo massimo 15 minuti e potevi raccontare quello che volevi. Allora, con 15 minuti, mi ricordo che feci un video che si intitolava Indovini Indovinello. Sparito, non mi ricordo più che fine ha fatto. Era un giochino, era bellino, aveva delle belle immagini, ma come racconto non c'era niente. E mi ricordo che, siccome potevi mandare tre lavori per ogni categoria, così, siccome mi ero accorto che il piatto piange commuoveva alla fine, per farlo vedere, no, per far vedere che c'era anche una piccola esperienza dietro, gli ho mandato anche il piatto piange. Morale, dopo una settimana, un po' di tempo, eccetera, mi arriva un telegramma a casa dove mi dice: congratulazioni, lei ha vinto lo Scotch Video Trophy nella categoria a soggetto. Io dico: wow, che bello! Oh, bello! Invitato a Milano per la premiazione con Puppi Avati, che era in giuria, Maurizio Nichetti, Arbassino, mi sembra, insomma. A Milano a ritirare il premio, no? Lo dico, cazzo che bello, certo che mentre sono lì che vado di fantasia, mi dice Danilo, ma dice, sei sicuro che hai vinto Indovini Indovinello? Perché io ero convinto che era Indovini Indovinello che aveva vinto. Dico, sì. Dico, ma voi, dico, l'altro dura solo 3 minuti. E lui mi fa, ma io gli farei una telefonata. Ho telefonato e dico, scusa. Ma mi ricordo ancora il nome di questo ragazzo che organizzava, molto carino, perché poi mi ha detto in privato delle cose molto belle, che dopo poi dirò. Gli dico, ciao Massimo, sono Montelli, che mi ha mandato telegramma, dico, volevo sapere, ma con quale video ho vinto? E lui mi fa, il piatto piange. Dico, ah, il piatto piange. Ah, bene, grazie, ti ringrazio, eccetera. E per cui, lì, no, 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 col piatto piange. Anzi, in quella telefonata dopo lui mi dice, guarda, quando l'hanno proiettato c'era Puppi Avati e Nichetti in giuria. Puppi Avati dice: quando comincia a vedere questo video, dice, comincia a ridere all'inizio, eccetera, e poi alla fine gli viene un groppo alla gola e ha detto: molto intenso. Ha preso la penna, l'ha messa sul tavolo e ha detto: per me il concorso finisce qui, no? E ha voluto intendere che tu avevi vinto il primo premio, perché io ho vinto la categoria soggetto, ma c'era il primo premio generale, dove c'erano anche dei soldi in palio, 5 milioni mi sembra, in gettoni d'oro. E secondo lui avevo vinto io. Poi era successo che in quel momento era uscito il suo film Regalo di Natale, c'era la prima a Bologna, proprio il giorno della premiazione, eccetera, e la giuria aveva paura a fare vincere il primo premio assoluto a un video di 3 minuti, dato che tutti avevano fatto 15 minuti, cose pesanti, eccetera, così, no? Insomma, mi disse questa cosa qui, no? E però la cosa carina fu che quando andai alla... E c'è un video da qualche parte, no? C'è un video che dove si vede la premiazione. Quando andai a fare la premiazione, facevano vedere prima il lavoro di tutti i vincitori di ogni categoria e poi dopo chiamavano i vincitori, gli davano il premio, eccetera. A tutti quanti
Dopo 15 minuti c'era l'applausino, era un applausino di ok, bravino, papà, fotografie, coppe, eccetera. Quando è andato il mio video, no? Già il fatto che è durato solo 3 minuti, dopo che si erano assorbiti almeno 3 quarti d'ora di cose che non erano proprio professionali da dire che belle, no? Ha cominciato e si sono vissuti tutta l'emozione del video e alla fine c'è stato un applauso fragoroso, fragoroso. E Nichetti si vede che era lì, che diceva ci fa piacere che vi è piaciuto, perché a noi era piaciuto tanto ma abbiamo avuto paura a fargli vincere il primo premio perché durava solo 3 minuti. E lì ha detto, però è stato molto bello perché pur nella sua astrazione commuove, perché dice delle cose vere. Fa a... evocare emozioni vere. E quelle frasi lì non lodarono tanto il mio ego, mi vennero a dire guarda, tu hai fatto una cosa per caso, no? Senza neanche rendertene conto, ma al di là di quello che eri in grado di fare tu, c'è qualcosa che ti assiste, che ti fa fare delle cose, se tu ti lasci andare, che sono eccelse, che sono vero cinema, vera arte, vera arte. Per cui tutto questo lavoro sul piatto piange per dire che la prima esperienza che si può fare, un'esperienza di cinema vero, che racconti un'esperienza vera, che ti viene a toccare e non ti lascia indifferente come lui eri prima che ti venisse a visitare, si può fare perché ho già questa esperienza. Ce ne sono altre che sono successe, in modi diversi, un po' più elaborati, tipo un film porno, punto interrogativo. Tutta la trama, tutta la recitazione, i dialoghi di quelle cose, sono cose che sono venute fuori dalle persone che le hanno dette per caso, e ho detto dai, filmiamole, facciamole. E quel filmetto lì è venuto fuori da solo. Un film porno, punto interrogativo, you porn. Per cui Carmelo Bene, che fino a stamattina quando parlavo con Maria Giulia, mi dicevo, sì, non so come, però sento che devo andare avanti perché il film che faccio io sarà arte vera, che non te la dimentichi, non passerà mai di moda, non passerà mai di moda. Lo so che posso sembrare bubanone o che non so quello che mi sto dicendo, ma vi assicuro che lo so, vi assicuro che lo so. Ho 2 telecamere, quella per YouTube e quella del live, che non so neanche se funziona, per cui sono un po' strabico questa sera. Dunque, questo è il piatto piange. Il piatto piange, che poi dopo vi farò, vi vedrete se ne avrete voglia, quando finisco questo live lo posterò, lo condividerò su Facebook. Prima mi rivedo quello che ho fatto e poi lo posto. Per cui ecco, ho concluso il tema del live del piatto piange. Il piattong, mia... fatto compagnia, e ce lo ritroveremo anche lui nel mio film Il Vangelo secondo me, che si può chiamare anche in tanti altri modi. Non è mica escluso che cambi prima di essere pronti, perché è un'esperienza viva questa, è una strada che non è mai stata fatta, non è mai stata percorsa, non è mai stata tracciata, la sto facendo io e le persone che mi girano intorno e che hanno quell'odore che li ha incuriositi, impegnati, e si affacciano e girano e pirullano come la vita fa con me. Ho finito, spengo prima la telecamera.